Come si usa il brush pen? Come si usa per colorare i figurini di moda? Te lo mostro in questo tutorial. Ti mostro alcuni trucchi per usare il brush pen per colorare i figurini di moda. Ciao, sono Patrizia, questo è il mio canale Pato74. In questo canale puoi imparare a disegnare la moda a mano libera e colorarla con diverse tecniche. Oggi faccio un tutorial che parla dei brush pen. Il brush pen è un pennarello con la punta a pennello che si può diluire con il pennello e dà degli effetti che sono tipo acquerello oppure tipo pennarello, quindi è molto divertente da usare. Se vuoi imparare a disegnare la moda, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per rimanere in aggiornamento con tutte le mie novità, perché pubblico tutte le settimane. Sono Patrizia, questo è il mio canale Pato74, guardiamo il tutorial. Ciao! Sono i brush pen, la confezione con un sacco di colori, questi sono i fogli, questo è il cartoncino per acquerello ruvido, questo è un cartoncino normale. Questa è il pennello e la matita, qui c'è la scatola dove tengo l'acqua brush e questa è una lastra di vetro, ok? Su cui poso il colore. Bene, questo è il pennello, adesso ve lo apro, che si chiama acqua brush, ha una punta sintetica, c'è anche il contenitore per l'acqua per chi lo vuole usare. Adesso vediamo come funzionano, ok? Pennello e acqua brush. Questa è una normalissima lastra di vetro, è molto fine come lastra, non è neanche tanto grande. Sotto ci metto il foglio bianco per vedere il colore, perché quando l'appoggio sul tavolo sennò c'è la trasparenza. Adesso vediamo come funziona il brush pen. Prendo il colore blu, lo do. Allora, intanto ha una punta a pennello molto morbida e ricca di colore, è proprio tipico del brush pen. Ne do un po' su questa lastra di vetro, come vedete c'è tanto colore, ne aggiungo ancora un po' perché devo farvi diversi esempi. Allora, ne aggiungo ancora un pochino, si può aggiungere quanto se ne vuole, eh. Ora prendo il pennello, che è un pennello normalissimo, con l'acqua vado a bagnare il pennello nell'acqua e a prendere il colore dalla lastra. Come vedete, anche se ho il pennello intinto nell'acqua, è molto carico come colore, molto ricco, quindi aggiungo altra acqua e lo vado a sfumare. Si sfuma molto bene. Tenete presente che io ho un cartoncino d'acquerello 100% cotone, che rende benissimo, cioè ci sono anche i cartoncini in cellulosa, ma il cartoncino 100% cotone con l'acquerello rende delle sfumature molto belle, per cui il brush di suo è molto ricco ed è molto luminoso. Se poi si utilizza un buon cartoncino rende ancora meglio, è anche più bella la sfumatura. Viene il cartoncino importante, o perlomeno un cartoncino pesante. Adesso vediamo con l'acqua brush. Bagno anche qui l'acqua brush e vedete già la differenza, che è molto più chiaro. L'acqua brush ha una punta sintetica e sfuma quindi in un modo diverso, vedete già la differenza. Poi potete andare ad aggiungere tutto il colore che volete o l'acqua che volete, quindi si può sfumare come si vuole in entrambi i modi. Questo col pennello e questo con l'acqua brush. Ok? E qui l'ho dato direttamente dalla lastra di vetro. Vediamo il secondo modo, cioè con il brush pen direttamente sul foglio. Come vedete è una punta morbida, ricca di colore,
Io ne do un bel po' così vediamo le varie differenze. È molto luminoso, si può anche usare così se volete. Andiamo a sfumarlo col pennello. Lo bagno nell'acqua e vado a sfumarlo. Adesso io sto usando tanta acqua e sto facendo velocemente perché vi sto facendo un esempio. Chiaramente su un disegno farete anche attenzione ai contorni, magari sono anche disegni più piccoli, però qui per farvi vedere c'è molto colore, il colore si può riprendere e distribuire, il foglio d'acquerello aiuta, ma il colore di per sé è bello, è divertente. Adesso vediamo con l'acqua brush. Ho bagnato il pennello nell'acqua e come vedete si sfuma in un modo diverso. Rimane un po' il segno del pennarello, se io vado proprio a insistere con l'acqua si tira un po' meno rispetto al pennello. Però dove ho dato col pennello c'era anche più colore. Quindi questo è fatto con il pennello, questo fatto con l'acqua brush. Questo col pennello, pennello, entrambe. E questo è acqua brush e acqua brush, quindi si sfumano in un modo leggermente diverso, ok? La differenza si vede subito. Vediamo se riesco a farvi vedere più da vicino. È un foglio ruvido da acquerello, si vede abbastanza bene. Comunque le sfumature sono belle, sono luminose. E questa è la lastra di vetro su cui ho dato il colore come primo metodo. Con il secondo metodo l'ho dato direttamente. Adesso vi faccio vedere con due colori. Allora prendo un colore più chiaro, lo do sulla lastra di vetro. Cosa vado a fare? Prendo il pennello, lo bagno, prendo il colore più chiaro e lo vado a dare, qui è dove ho dato con il pennello, queste due le ho date col pennello, lo do sopra, aggiungo un po' d'acqua, poi vedete voi quanto lo volete diluire. Questo per farvi vedere che cosa? Che il colore si riattiva, quindi si va a mischiare, il colore che c'era sotto, anche se è quasi asciutto, se io ci vado sopra con un altro colore si sfuma. Chiaramente il tipo di tonalità lo scegliete voi in base a quanto colore andate ad aggiungere e quanto diluite. Proviamo con l'acqua brush. Come vedete anche qui si riattiva e sono due sfumature diverse, quindi a scelta vostra che cosa utilizzare, se l'acqua brush o il pennello normale. Chiaro che il cartoncino sotto aiuta. Adesso prendo il blu e lo do direttamente sul foglio, quindi il secondo metodo, come vi ho fatto vedere, sia sulla lastra che direttamente sul foglio, vediamo i due colori che vado a diluire con l'acqua brush. Tenete presente che come voi andate a intervenire sul colore cambia la sfumatura, per cui se vado tanto sul giallo viene più giallo, se vado tanto sul blu viene più verde, e dipende sempre dal colore che volete dare voi, ok? Vediamo il brush pen sul figurino. Prendo questo colore, lo do sulla lastra di vetro, come vi ho fatto vedere prima, do un po' di colore e poi con il pennello e un po' d'acqua, lo bagno nell'acqua, vado a lavorare sul disegno aggiungendo tutto il colore che mi serve in base a quanta acqua uso e a quanto uso il colore non diluito verranno le varie sfumature. Quindi posso aggiungere il colore direttamente sulla carta e tirarlo con il pennello bagnato o posso diluirlo prendendolo dalla lastra. Naturalmente
deciderò in base al tipo di disegno che effetto voglio dare. Posso tirarlo per dare delle sfumature più chiare o più scure, fare l'effetto delle pieghe della gonna. Quando mi serve vado ad aggiungere altro colore. E lo posso diluire direttamente sul foglio o sulla lastra di vetro. Questa è un tipo di sfumatura un pochettino più chiaro. Se poi voglio aggiungere dei toni più scuri lo posso fare. Adesso sto facendo la base chiara con il pennello, col primo metodo che abbiamo visto di metterlo sulla lastra di vetro. Adesso riprendo di nuovo lo stesso pennarello e lo faccio direttamente sul foglio, cioè voglio andare ad aggiungere delle altre sfumature che siano più cariche di colore e lo faccio dove voglio io usando il pennello. Quindi è un tipo di disegno molto divertente perché permette di utilizzare sia il pennello che il pennarello, facendo alcune linee che si possono sfumare e altre che possono essere più definite. Quindi aiuta anche per dare l'effetto della luce, dei chiaroscuri. Si può andare a sfumare come si vuole. Io aggiungo ancora altre pieghe. Col pennello ci ripasso di nuovo sopra, quindi il bello del brush pen è proprio questo, che si può usare sia il pennello che il pennarello nello stesso disegno e si può andare ad aggiungere tutte le sfumature che si vuole, quindi il figurino rende molto bene e rimane il colore, come abbiamo detto, un colore molto luminoso, quindi rimane sempre un bel colore. Aggiungo tutta l'acqua che voglio o aggiungo tutto il colore che voglio. Ora vediamo il secondo metodo. Prendo sempre lo stesso pennarello, sempre lo stesso colore, questo qui non lo do sulla lastra e lo do direttamente sul foglio, ok? Aspetta che... ok, bene. Allora, diamo il brush direttamente sul foglio. Il brush pen lo vado a... naturalmente scelgo dove voglio colorare, lascerò delle parti bianche, in alcuni punti metterò più colore, come al solito penso al chiaroscuro. Il foglio è sempre un foglio da acquerello e questo, ragazzi, vi aiuta, avere un buon foglio aiuta nelle sfumature. Prendo il brush, questa volta voglio usare l'acqua brush, mentre lì ho utilizzato il pennello, qui voglio usare l'acqua brush proprio per farvi vedere la differenza. Quindi ho dato con il brush pen direttamente sul foglio e adesso lo sto sfumando con l'acqua brush. Scelgo io dove voglio tirare il colore. Come vedete, rispetto all'abitino, la gonna che sto facendo adesso, rimangono un pochettino più segni perché ho dato il pennarello direttamente sul foglio, quindi potete giocare anche con questi effetti. Adesso sto usando molta acqua per farvi vedere come si diluisce bene. Questi sono i due esempi. Questo con lo stesso colore, vi ho fatto l'esempio con lo stesso colore, uno col pennello, l'altro con l'acqua brush, ok? Adesso lo metto qua così vi faccio vedere, questo l'ho fatto col pennello. E questo è dato sulla lastra di vetro e poi sul foglio con il pennello. Questo l'ho dato direttamente sul foglio, c'è proprio una differenza netta, dipende dalle sfumature che volete fare. L'effetto della gonna è più carico, è più ricco di colore. Prendiamo il brush e lo diamo sulla lastra oppure lo possiamo dare direttamente sul foglio. Sono due rese diverse. Questo fatto così con la lastra mi ha dato questo effetto. Mentre invece quando io ho preso il brush pen dello stesso colore e l'ho dato direttamente sul foglio, ve lo metto qui, adesso è ancora bagnato, però per farvi capire. Quindi vedete già subito la differenza tra i due metodi. Se uno è più diluito con le sfumature più morbide, questo qui è più netto. Qui ho dato il brush sulla carta, qui l'ho dato sulla lastra
e ho due effetti diversi, quindi potete scegliere cosa volete fare, effetto 1 oppure il numero 2, scegliete voi cosa fare, ok? Bene, se ti è piaciuto il video metti un like, scrivimi nei commenti cosa ne pensi e non dimenticare di iscriverti. Pubblico video tutorial per disegnare la moda ogni settimana. Bene, ti mando un grande saluto da Patrizia Patò 74. Ciao e al prossimo video. Ciao!